Buonasera e benvenuti nella Casa dell'Altro Calcio. Buonasera e benvenuti alla puntata numero 396 del dodicesimo anno dell'Altro Calcio. Buonasera a Franco Laterza. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. E un buonasera va anche all'altra parte, al nostro regista Lorenzo Picarelli, che ci segue puntualmente come sempre. Andiamo con lui a vedere il sommario di questa puntata numero 396. Vediamo di che andiamo a trattare. Parliamo come sempre all'inizio di campionati giovanili, regionali e provinciali, terza categoria, girone D, E ed F. Nella seconda parte invece parleremo di seconda categoria, girone I, prima categoria, girone G, e poi avremo come solito di consueto il servizio di Cristian Vitale, che ci parla proprio del campionato di promozione, girone D, che si avvia al termine. Quindi praticamente partiamo subito con questa puntata e andiamo ad analizzare quelli che sono i risultati relativi alla Juniores regionale, la Juniores regionale girone L, ultima giornata, 22esima giornata, Vigor Castellabate Poseidon 3-0 a tavolino, Sporting Sala Consilina Velina 11-1, Agropoli Gregoriana 3-0, Buccino Volcei Valdiano 3-3, Calpazio Real Palomonte 9-1, e Rayon Polisportiva Santa Maria 0-8. Ed eccovi la classifica finale, dove la compagine dello Sporting Sala Consilina, una squadra firmata all'Altro Calcio, ha vinto il campionato con 59 punti. Agropoli 49, Calpazio 48, Valdiano 46, US Poseidon 35, Real Palomonte 32, Polisportiva Santa Maria 31, Buccino Volcei 25, Velina e Gregoriana 16 e Rayon 9 punti. Ha chiuso la classifica la compagine che si è ritirata, vale a dire Vigor Castellabate. Andiamo a vedere i verdetti. Verdetti praticamente hanno stabilito che lo Sporting Sala Consilina ha vinto il campionato, invece si è classificato alla seconda posizione, l'Agropoli il secondo posto. Prima di vedere il servizio relativo alla gara tra lo Sporting Sala Consilina e il Velina, con i festeggiamenti finali, le interviste al mister e al direttore sportivo della compagine della Juniores, andiamo ad analizzare quello che invece è stato il risultato del Valdiano. Buccino Valdiano 3-3, per il Buccino hanno realizzato una doppietta Serritelli e un gol Roviego, mentre per la compagine del Valdiano le reti sono state realizzate da Ametrano, Severino, Calandriello. Ottavo posto per la compagine del Buccino, 8 partite vinte, 2 pareggiate ed 11 sconfitte. Invece ottimo risultato, poteva essere ancora meglio con qualche attenzione in più. Quarto posto per il Valdiano, 15 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Al secondo posto si è classificata la compagine dell'Agropoli, quindi ancora di più è importante questa vittoria della compagine dello Sporting Sala Consilina, 52 punti, vittoria 3-0 a tavolino con la Gregoriana, 17 vittorie per la compagine dell'Agropoli, un pareggio e 4 sconfitte, 91 gol fatti, 25 subiti, miglior difesa insieme al Calpazio per l'Agropoli. Invece i numeri dello Sporting Sala Consilina li abbiamo elencati molto spesso. I 59 punti, 19 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta, 108 gol fatti, miglior attacco del girone, 27 subiti, abbiamo detto che ci sono due squadre che hanno la migliore difesa, e poi la cosa importante è che praticamente ha portato due calciatori a superare le 30 realizzazioni, e anche nella partita contro il Velina hanno realizzato, vale a dire sia Doriglia che Porretti. Con Lorenzo Picarelli andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato grazie alla partita che abbiamo fatto a Sala Consilina, lo Svaldo Rossi, con Teodoro Bellotta. Andiamolo a vedere. Partiti, le squadre in campo, vedete la compagine del Velina con maglia blu e gialla, pantaloncini blu, mentre lo Sporting Sala Consilina in maglia rossa, pantaloncini blu. Pannullo che si sistema il pallone, molto probabilmente ci sarà una battuta corta verso il giocatore, infatti il tiro e la palla in rete, 1-0. La rete è di Rosalia quando i minuti di gioco sono 21. Quindi attenzione, pareggio.
Porretti mette il risultato in parità. Poi ancora il rilancio ennesimo da parte dello Sporting. Vediamo Doriglia davanti al portiere che lo scavalca, infila in rete. La rete del 2-1 per lo Sporting Sala Consilina. Il rilancio ancora verso Doriglia. Doriglia, Doriglia entra in area. Il tiro di Doriglia, palla in rete. 3-1, ribaltato completamente il risultato da parte dello Sporting Sala Consilina. Doriglia prova a superare il suo diretto avversario, poi serve ancora il compagno Zurbagio e il pallone che si infila in rete. Adesso Porretti che entra in area, Porretti il tiro, chiama fuori il portiere, lo infila per la rete del 5-1. Soming che è pronto alla battuta, il pallone in mezzo scodellato perfettamente di testa ancora e stavolta palla in rete. La rete del 6-1 per questa festa dello Sporting Sala Consilina. Adesso è Doriglia che prova il tiro, il gran tiro in mezzo a due avversari. Doriglia che concretizza la rete del 7-1. Porretti entra in area, scusami ti interrompo, Porretti, il tocco di Porretti e la rete dell'8-1. Adesso c'è Sanning che entra in area, il tiro e la palla in rete, non a gol. Adesso c'è Antonio Battista che entra in campo e realizza il gol del 10-1. Salvatore Belcastro, una bellissima partita, un degno finale per un grande campionato, una grande vittoria. Sì, sicuramente, sapevamo che ai fini della classifica questa partita sarebbe, diciamo, avrebbe cambiato poco, però ci tenevamo a far bella figura soprattutto sul nostro campo di Sala Consilina. Certo, è stata una grande soddisfazione, è una soddisfazione aver visto tutta questa gente oggi allo Osvaldo Rossi. Ecco, Ambrogio Quindieri adesso è ufficiale, lo Sporting Sala Consilina e il gruppo, lo staff tecnico ha vinto questo campionato. Come ti senti in questo momento? Ma mi sento, sono più felice per i miei ragazzi perché hanno fatto un anno di sacrificio, un anno che hanno creduto sempre fortemente nelle mie idee. Ci sono stati dei momenti di difficoltà, però è stato un percorso di crescita importante e la mia gioia in questo momento va a loro perché sono un gruppo importante. Parliamo di 108 gol fatti, dove ci stanno due giocatori che hanno addirittura... sono arrivati a 30 gol. Sì, c'è Amerigo Sarli che è uno dei nostri tecnici di punta dello Sporting. Sì, numeri importanti, la coppia d'attacco sono sicuramente inutile nascondersi, dei ragazzi che in questa categoria c'entrano ben poco, meritano altri palcoscenici e numeri importanti costruiti con il sacrificio. Una squadra sempre compatta anche all'interno dello spogliatoio e questa è stata la nostra forza. Quanto è stato importante il presidente Antonio Detta per questa squadra? Beh, personaggi come Detta sono il bene di questo sport, soprattutto della nostra zona che è comunque una zona povera e ci vorrebbero tanti Antonio Detta per far crescere questi ragazzi in modo giusto. Bene, Franco, innanzitutto dobbiamo analizzare questa vittoria, l'abbiamo seguito tutto il campionato, ci fa piacere perché praticamente è stato un gemellaggio tra l'altro calcio, Sporting Sala Consilina e noi ringraziamo il presidente Antonio Detta che ha avuto fiducia in noi e ci ha permesso di essere al loro fianco per mostrare questo calcio giovanile che diventa determinante. Io vi inviterei a seguire anche la partita perché durante la partita abbiamo fatto la telecronaca, Teodoro Bellotto alla regia impeccabile e lo voglio ringraziare perché non era semplice, faceva freddo e pioveva. L'altra cosa, tutti i tecnici dello Sporting Sala Consilina si sono messi a disposizione, abbiamo fatto un commento tecnico in continuazione durante tutta la partita, quindi è una partita leggermente fatta diversamente. È una partita divertente dove ci sono stati ben 12 gol tra una cosa e l'altra e poi dove abbiamo parlato di calcio, del territorio, quindi praticamente più che una partita io immaginavo che andava così e quindi avevo chiesto il supporto di tutti quanti i tecnici, abbiamo parlato dei tecnici, delle loro squadre e di tutto, abbiamo parlato di tutto, quindi se la vedete per 105 TV vedetela, è importantissimo, altrimenti andate sul nostro canale YouTube e guardatela perché è una bellissima partita e ha fatto già tante visualizzazioni.
Beh, io non ci sono stato perché ero assente, ero fuori zona e quindi non sono stato presente a malincuore, per la verità, perché avrei voluto chiedere un po' di cose anch'io, ma ovviamente tornando al discorso Sporting Sala Consilina, per quanto riguarda questa categoria non c'è assolutamente nulla da aggiungere di quanto non abbiamo forse fino alla noia detto, per cui insomma bisogna fare i complimenti, rinnovare i complimenti un po' a tutti, dai coloro che giocano, i protagonisti, al tecnico, a tutta la società. Mi fa piacere che si sia chiusa con un momento di festa, abbiamo visto dal servizio, dall'ottimo servizio, anche i fuochi d'artificio, insomma il clima festoso che si è creato intorno a questa squadra, intorno a questa società. Ben ha detto anche il mister, ci vorrebbero tanti presidenti che si impegnino così per dare lustro, per tenere impegnati questi ragazzi. Poi dirò una cosa più avanti riguardo proprio ai giovani, ma ai più piccoli, affinché possano, ecco, divertirsi, che assolutamente nulla dica che non si possano poi realizzare certe piccoli sogni, che tutti quanti vivono, insomma, ognuno nel proprio mondo, ed è giusto che sia così. Il risultato credo sia tutto sommato forse un po' troppo per il Velina, che ha subito tanti gol, nonostante abbiamo visto che è andato in vantaggio con un calcio di punizione che è stato battuto, guardavo poco fa il filmato, in maniera un po' strana, cioè la palla spostata al calciatore che si è messo sulla sinistra, vale a dire in posizione della porta, e poi ha calciato l'interno destro, andando a prendere, insomma, ha fatto finire la palla sul primo palo, sul palo sinistro del portiere, cioè insolita di solito come posizione, perché di là tira sempre un mancino, guardando le immagini. Certo, poi la supremazia della squadra dello Sporting si conosce, l'abbiamo detta tutto il campionato, segnato con i protagonisti principali, ecco, guardatelo proprio a livello di esecuzione, un po' strano, ecco, proprio come aveva già visto dove dovesse finire intenzionalmente la palla, così è stato. Quindi complimenti, perché mi è piaciuto anche questo piccolo schema, insomma, nel gol che hanno fatto. Sono andati peraltro in vantaggio i ragazzi del Velina, e ripeto, sugli 11 gol non c'è assolutamente nulla da dire. 3 o 4 l'hanno fatti in contropiede, in velocità, sono arrivati sempre da soli a tutto con il portiere. La supremazia di questa squadra singolarmente è ovvia ed è risaputa, collettivamente l'hanno dimostrato. Io non posso far altro che augurargli un grande futuro a loro, al tecnico, che vediamo se rimarrà, insomma, se rientra negli schemi della società dello Sporting, e spero che tutto possa veramente andare sempre per il verso giusto a loro, e complimenti di nuovo a tutto l'ambiente. Ecco, e oltre ai ragazzi dello Sporting Sala Consilina, io voglio fare i complimenti, c'erano due o tre individualità, tra cui il portiere classe 2002 Mazza, un bravissimo portiere che secondo me avrà un futuro importante, nonostante i gol subiti ha fatto delle bellissime parate. Adesso lasciamo la Juniores e ci tuffiamo nel campionato nazionale, Juniores nazionale. La Juniores regionale l'abbiamo abbandonata, eccoci qua con i risultati della 20ª giornata: e Bolitana-Gelbison 0-1, Pomigliano-Aversa-Normanna 1-2, Frattese-Cavese 3-0, Ercolanese Polisportiva Sarnese 0-0, Nocerina Gragnano 3-0, Portici Turris 1-0, per una classifica che a due giornate dalla fine vede in testa Cavese e Sarnese 42 punti, Frattese 37, Turris 36, Portici 34, Ercolanese 27, Bolitana 25, Gragnano 23, Gelbison e Pomigliano e Aversa Normanna 18, Nocerina 17. Per il prossimo turno, 21ª giornata, Ercolanese e Bolitana, Aversa Normanna, Nocerina, Cavese, Gragnano, Gelbison Vallo, Portici, Polisportiva Sarnese, Frattese, Turris, Pomigliano. E praticamente per i ragazzi di mister Alfonso Liguori una vittoria importante, una vittoria che gli dà fiducia per il proseguo di questo campionato dopo avvenimenti brutti che sono capitati. Una vittoria nel derby contro le Bolitana arrivata al 47esimo del secondo tempo grazie alla rete di Lamin Sanyang, come dicevamo, praticamente a tempo scaduto. La Gelbison fino adesso
a 18 punti in classifica in 20 gare disputate, 5 vittorie, 3 pareggi e 12 sconfitte, 22 gol fatti e 38 subiti. L'Ebolitana invece, che ha 25 punti in classifica, in 20 gare ha fatto 7 vittorie, 4 pareggi, 9 sconfitte, 25 gol fatti e 33 subiti. Quindi questi sono i numeri per quanto riguarda questo campionato, però una vittoria importante, Franco, che proietta i ragazzi di Alfonso Liguori in una cognizione diversa di calcio, perché questo è un campionato a livello nazionale, Alfonso Liguori l'ha vinto qualche anno fa questo torneo e quindi diventa ancora di più importante arrivare alla fine con qualcosa in più a livello di punteggi. E domenica prossima, come vedevamo dalle grafiche relative, c'è una gara interna contro la compagine del Portici che sarà una partita difficile perché nelle prime 5. Quindi, Franco, sì, sì, hai detto bene, questo è un campionato importante, così come importante è avere anche una squadra che lo rappresenta, insomma, rappresenta il territorio, questa parte del territorio. Vediamo che la Gelmison è l'unica, la più vicina a noi, poi c'è l'Ebolitana e poi a salire sono tutte squadre, buona parte del napoletano e qualcuna dell'Agro Nocerino Sarnese, insomma questo è il territorio un po' laddove si sono rappresentate, insomma, un po' di squadre. È importante la vittoria, è quart'ultima in campionato la squadra della Gelmison, quart'ultima in campionato a 18 punti, è molto, veramente un campionato questo impegnativo e vincerlo con una concorrente a livello territoriale dà sicuramente un attimo di soddisfazione. Ha avuto una gara impegnativa adesso la Gelmison, l'avrà nella prossima tornata, il prossimo fine settimana, perché giocherà col Portici, quel Portici che credo sia nelle prime due, seconda, terza in classifica, è un altro grande impegno, ma indipendentemente da questo, ecco, l'importante è finire il campionato con dignità e credo che, giustamente, come ricordava pure Nicola, Liguori, che oltre a essere un ottimo tecnico anche colui che ha vinto questo campionato, saprà sicuramente finirlo nel migliore dei modi. Noi adesso ci tuffiamo nel campionato giovanissimi regionali per quanto riguarda il girone A. Andiamo a vedere i risultati, classifiche e prossimo turno e parleremo ancora di Gelmison e Sporting Sala Consilina. Siamo alla 24esima giornata, Atletico Nocera, Pro Calcio Napoli 0-1, Fratelli Lodi Angri 4-0, Nike Gelmison 2-2, Salernitana Sant'Agnello 3-0, Sporting Sala Consilina Progetto Europa non disputata. Praticamente la classifica vede Monteruscello 55 punti, Pro Calcio Napoli 50, Fratelli Lodi 47, Gelmison 37, Progetto Europa 29, Angri 27, Nike 21, Millennium 15, Sant'Agnello 13, Atletico Nocera 10, Sporting Sala Consilina 6, Salernitana 0. Per quanto riguarda il prossimo turno, le gare del 25esima giornata verrà di fronte Angri, Atletico Nocera, Gelmison Vallo, Sporting Sala Consilina, ci sarà il derby, Millennium Salernitana, Pro Calcio Napoli Nike, Progetto Europa Monteruscello. E qua praticamente c'è da sottolineare l'unica gara che si è disputata, è quella là tra la Nike e la Gelmison Vallo, che è finita 2-2. Per quanto riguarda la Nike ha realizzato Senatore e Memoli, una doppietta di Disevo invece per quanto riguarda la Gelmison. Gelmison quarta in classifica, 11 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Invece per la compagine dello Sporting Sala Consilina praticamente c'è stato un rinvio per questa partita. Lasciamo i giovanissimi, andiamo per quanto concerne gli allievi direttamente, non facciamo intervenire neanche Franco la terza, recuperiamo qualche secondo. 24esima giornata, Alfonso Camorani Sporting Mondragone 2-0, Brothers Napoli Sporting Sala Consilina 4-0, Emanuele Belardi Benevento 2-1, Micri Juve Stabia 2-1, Pro Calcio Napoli Atletico Nocera non disputata, come non disputata anche Sporting Club Recca incontro, Sant'Agnello Montecalcio invece è finita 2-1. La classifica: Benevento Pro Calcio Napoli 47 punti, Sporting Mondragone 46, Micri anch'esso 46, Sporting Club Recca 42, Emanuele Berardi 36, Montecalcio 33, Sant'Agnello 31, Brothers Napoli 25, incontro 15, Sporting Sala Consilina 13, Alfonso Camorani, Juve Stabia 10, Atletico Nocera 0. Per quanto riguarda il prossimo turno, la 25esima giornata verrà di fronte Atletico Nocera, Alfonso Camorani, Benevento, Brothers Napoli, Juve Stabia, Emanuele Berardi, Micri, incontro, Montecalcio, Sporting Club Recca, Sporting Mondragone
Sant'Agnello, Sporting Sala Consilina, Pro Calcio Napoli. E qua praticamente c'è stata questa partita tra la compagine dei Brothers Napoli, Sporting Sala Consilina, fin da 4-0. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 1-0. Abbiamo le immagini che ci ha inviato il nostro Rosario La Rocca, che voglio ringraziare per la sua puntualità, è impeccabile come ogni settimana. Praticamente il primo tempo si è concluso con il risultato di 1-0. I ragazzi dello Sporting Sala Consilina in formazione rimaneggiata, ma soprattutto praticamente sono andati a giocare con un numero, qualche cambio c'era a disposizione e basta. Quindi nella ripresa viene fuori la freschezza atletica della compagine di casa, che rifila successivamente altri 3 gol alla squadra di mister Morea. Il risultato finale è di 4-0, però nonostante questo la compagine dello Sporting Sala Consilina nella seconda parte della gara è riuscita a creare qualche occasione importante, sfiorando più volte la rete del 4-1. Quindi per i ragazzi dello Sporting Sala Consilina domenica un'altra partita importantissima contro la compagine del Pro Calcio Napoli in casa a Sala Consilina. Franco La Terza. Sì, qui è, insomma, in entrambi questi campionati c'è un po' di sofferenza rispetto a ciò che abbiamo, di cui abbiamo discusso qualche minuto fa, sia per quanto riguarda i giovanissimi dello Sporting Sala Consilina, che si trovano all'ultimo posto, sia per quanto riguarda gli allievi. Gli allievi, per la verità, occupano una situazione diversa, insomma, sono penultimi, insomma, terzultimi per la verità, sono due situazioni diverse, ma anche qui, insomma, sappiamo che se non si ha una squadra in grado di poter affrontare queste grandi del napoletano, insomma, che presentano veramente talenti, tante volte ragazzi ricchi di talento, ed essendo squadre si è sempre, ovviamente, da un punto di vista numerico e quantitativo loro lo sono di più, diventa sempre più difficile. Certo, sono due campionati che si è giocato, fatti dignitosamente anche questi, e li concluderanno così questa società, e chi non dica che poi quando va a formarsi una compagine di tipo diverso anche l'anno prossimo non ci siano dei ragazzi talentuosi che vanno a essere inseriti nelle categorie, e cambia la musica, e può cambiare la musica. Ecco qua, adesso invece noi passiamo ai campionati provinciali, dove andiamo subito a parlare di campionati giovanissimi. Andiamo ad analizzare quella che è la 17ª giornata. Tra qualche istante avremo anche un intervento telefonico di un dirigente, perché c'è un'altra squadra che ha vinto un campionato, è del Vallo di Diano. 17ª giornata, Civisport Fevian Soccer 2-2, Poseidon Celbison, questa ancora non è stata disputata, Sport Zone Gregoriana 0-8, Sporting Club Celle Golfo di Policastro 4-1, Sporting Scario Indomita 0-5, per una classifica che vede l'Indomita Sant'Arsenio praticamente ha vinto il campionato con 42 punti, Celbison 40, Sporting Club Celle 35, Golfo di Policastro 34, Fevian Soccer 25, Poseidon 23, Gregoriana 21, Civisport 18, Sport Zona 6, Sporting Scario 0. Per la settimana prossima l'ultima giornata vedrà di fronte Golfo di Policastro Scario, Fevian Soccer Sport Zone, Celbison Vallo contro Civisport, Gregoriana Sporting Club Celle, Indomita Poseidon. E praticamente qua c'è stata questa partita Sporting Scario contro Indomita 0-5, dove c'è stata una doppietta di Cardiello, un gol di Petrone, poi ha realizzato Bertolini e Matt Wen. Indomita 17 gare giocate, 14 vinte, 0 pareggi, 3 perse, 60 gol fatti, 12 subiti, miglior difesa. Complimenti a mister Giovanni Capozzolo e al dirigente generale Giuseppe Caminiti. Grazie ancora a Otello per tutte le notizie che ci ha dato relative a questa squadra. Voglio, prima di far intervenire il direttore generale Giuseppe Caminiti, parlare anche dell'altra partita importantissima tra lo Sporting Club Celle e Golfo di Policastro, finita 4-1, dove per lo Sporting Club Celle di Giovanni De Curti si è realizzato Mangia, Longo e Guida. La rete del Golfo di Policastro è stata realizzata da Martorelli. Tutto rinviato alla settimana prossima per la seconda piazza.
dove ci saranno altre partite da giocare. Intanto cominciate a vedere le foto che abbiamo della compagine dell'Indomita, che è la squadra che nel Vallo di Diano qualche settimana dopo ha vinto, dopo lo Sporting Sala Consilina, un'altra compagine del Vallo di Diano. Complimenti, complimenti a tutta la società. Abbiamo il direttore generale Giuseppe Caminiti. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei e a tutti i nostri di studio. Ecco, abbiamo Franco La Terza qui con noi, che è anch'esso un allenatore, quindi conosco bene, signor La Terza. Buonasera, buonasera. Buonasera. Innanzitutto i complimenti. Diciamo che grazie. Questa è una vittoria che arriva nel tempo, perché praticamente questi ragazzi giocano insieme da parecchi anni, quindi è un successo ancora di più per un territorio. Sì, questo è vero, perché questi ragazzi giocano insieme dai pulcini, vanno a scuola insieme, si frequentano al di fuori della scuola, e quindi è un gruppo molto affiatato, e questo forse è l'artefice della vittoria, del risultato. Stanno bene insieme, si vedono proprio ragazzi che hanno voglia di consumare insieme tutte le attività che svolgono normalmente, e di questo sono molto orgoglioso di loro. Diciamo un'altra cosa importante, una vittoria che è a dimostrazione che nel Vallo di Diano si sta muovendo qualcosa, anche se, mister Caminiti, lei ha sempre avuto un occhio di riguardo verso i ragazzi di Polla, Sant'Arsenio e di tutto il Vallo di Diano, e ha cercato di far emergere le individualità che c'erano disponibili e cercare di creare un progetto importante per la crescita del calcio proprio in quel territorio. Dici proprio bene, in effetti sono 17 anni che la mia scuola calcio raccoglie elementi in tutto il territorio. Noi abbiamo avuto ragazzi che venivano da Gaggiano, Pertosa, da Sassano, addirittura in questo frangente scendono da Sant'Angelo a Fasanella, tre ragazzi. Io ho sempre cercato di raccogliere tutti, e non per avere una squadra forte, ma per avere un gruppo forte, che era la cosa più importante. E negli anni questo mi ha pagato, perché nel 2010-2011, se non vado errato, siamo arrivati primi in tutta la provincia, vincendo ad Agropoli una finale, e sempre nel campionato giovanissimi provinciali, e portando anche ottimi risultati a livello regionale. Non ricordo bene, abbiamo fatto un terzo posto dietro un blasone napoletano fortissimo, insomma. Quindi, pertanto, sì, è vero, io ho sempre cercato di raccogliere tutti i ragazzi da diverse zone, proprio per cercare di avere una squadra competitiva, ed è quello per cui mi sono battuto sempre qua nel Vallo. Devo dire la verità, non ci sono riuscito, però il mio intento è sempre quello. Ecco, lo staff di mister Giovanni Capozzolo ha fatto un grande lavoro, nello staff c'è anche lei, mister, ma bisogna fare i complimenti, perché la cosa bella è che quando si vince è importantissimo, però per arrivare alla vittoria dietro ci sono i sacrifici, e quindi è esatto. Giusto anche far emergere queste persone che hanno fatto dei sacrifici per poter arrivare alla vittoria finale. Giusto, e proprio per questo voglio fare una precisazione. Io non sono il direttore generale, sono forse quello che cura tutti gli aspetti della squadra. Della squadra, sia dal punto di vista agonistico che sociale e amministrativo. E Giovanni Capozzolo ha il grande merito, lavora insieme a me da tanti anni, è un ragazzo sempre disponibile. Io mi curo spesso e volentieri dell'aspetto tecnico-tattico, ma spesso e volentieri lui mi sostituisce, perché io sono sempre molto impegnato. E devo dire che grazie a lui, soprattutto al suo impegno, alla sua abnegazione verso questi ragazzi, che abbiamo raggiunto questi risultati. Diciamo anche che è un gruppo di ragazzi che sono tra i 18 e 20, quindi è un numero importante per il territorio di cui stiamo parlando, anche perché certo. Ci stanno nelle vicinanze tantissime altre squadre, quindi il Vallo di Diano ha come calcio il primo sport, si conferma tale, e soprattutto c'è tanta individualità, quindi mentre da qualche altra parte c'è un momento di distaccamento dal calcio e l'avvicinamento ad altri sport come tennis, poi ne parleremo nelle puntate successive, nel Vallo di Diano emerge ancora il calcio come primo sport in assoluto.
Sì, è verissimo, ancora è lo sport primario qua da noi nel Vallo di Diano. Certo ha avuto degli alti e dei bassi, io ricordo benissimo quando abbiamo fatto la promozione con la Santa Arsenese, credo che quei tempi eravamo seguiti da centinaia, anzi per non dire da qualche migliaio di persone, portavamo davvero entusiasmo. Adesso questo entusiasmo si è trasferito nel settore giovanile, io faccio i complimenti alla squadra di Sala Consilina per aver vinto il campionato juniores. E quindi, come vedi, gli elementi ci sono, vanno solo cresciuti e plasmati. Sì, in effetti lo Sporting Sala Consilina è riuscito a fare un'amalgama tra tutto Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro. Mister, tra questi mi premuro di ricordare che ci sono due elementi cresciuti nella mia scuola calcio, Doriria e Andriolo. Perfetto, sono bravissimi. Dolidi è uno che ha superato i 30 gol, ha fatto tantissimi gol. Mister Franco Laterza le vuole chiedere una cosa. Sì. Intanto rinnovo il saluto. Intanto buonasera, signor Laterza. Intanto volevo fare i complimenti ovviamente a lei e alla società, ai ragazzi, per il risultato. Grazie. Poi volevo sapere una cosa, visto ne approfitto perché c'è stasera un mister dei provinciali. Ecco, lei ha parlato anche di territorio del napoletano. Noi sì. Sappiamo che nel napoletano, siccome noi tante volte abbiamo avuto a che fare con i ragazzi che giocano nel napoletano, soprattutto con le nostre scuole calcio che hanno rappresentato un pochino le nostre zone a livello però regionale, vorrei che lei mi facesse proprio questo stasera, ecco, se lei trova una differenza a livello, e qual è il suo pensiero da tecnico per una squadra che gioca a livello provinciale, a livello regionale, da un punto di vista sia tecnico e anche da un punto di vista che è più semplice che è quello economico. Allora, per frequentare un campionato regionale ed essere competitivi ci vuole secondo me una buona squadra, una squadra che deve essere formata almeno da 18-20 elementi validi. Io ho una buona squadra, io ho una squadra che difficilmente prende gol. Faccio un esempio banale, il centravanti che ha fatto più gol in questo campionato provinciale contro di noi non ha segnato né all'andata né al ritorno. Però iscrivermi a un campionato regionale sarebbe stato pesante per questi ragazzi, perché non avevo dei rivali di sostituti. E poi sappiamo benissimo la scuola, l'influenza, l'impegno dello strumento a scuola mi avrebbe portato via dei personaggi che a livello regionale non è possibile perdere, cioè nel senso la squadra deve essere competitiva. Per questo io dico che qua nel Vallo, se si vuole fare una squadra competitiva, bisogna unire le forze, perché quando uno ha 20-22 elementi a disposizione allora può lavorare, non deve per forza vincere ma deve fare bella figura. Sì, bene, bene. Spero di essere stato esaudiente. Certo. Allora, noi vi rinnoviamo i complimenti, cercheremo di esservi ancora più vicini. Noi siamo stati l'unica trasmissione che ha seguito questi campionati. L'ho visto. Ci fa enormemente piacere che all'Avanguardia abbiamo avuto l'opportunità di seguirvi e anche vedervi festeggiare per questa vittoria importante. Grazie mister. Io la ringrazio tanto, ringrazio il signor Laterza e spero un giorno di venire personalmente a onorare la tua trasmissione e la vostra presenza. Ci metteremo d'accordo e sicuramente sarà nostro ospite. Io la ringrazio, arrivederla. Arrivederci. E noi adesso ci tuffiamo nel campionato allievi provinciali. Andiamo a vedere quello che è successo perché praticamente si gioca in due momenti questa giornata. Siamo alla 17ª giornata, dove Golfo di Policastro Ponte Cagnano non è stata disputata ancora, come Civisport Virtus Battipaglia, Atletico Veca Real Bellizzi 0-3, Campagna Poseidon 1-2, Virtus Metis Alfanese 3-0. La classifica momentanea è questa: Bellizzi 40 punti, Ponte Cagnano 38, Golfo di Policastro 36, Poseidon 27, Virtus Metis 23, Battipaglia 21, Alfanese, Campagna 13, Civisport 12 e Atletico Veca meno 1. Praticamente la squadra si è ritirata. Prossimo turno, ultima giornata, 18ª, Alfanese, Campagna, Ponte Cagnano, Atletico Veca, Poseidon, Civisport, Real Bellizzi, Virtus Metis, Virtus Battipaglia, Golfo di Policastro. E qua praticamente le squadre del territorio ancora devono giocare,
o praticamente hanno perso. Quindi praticamente dobbiamo rinviarvi tutto alla settimana prossima per avere un quadro ben preciso e delineato della situazione. E con Lorenzo Picarelli andiamo subito a partire e partiamo con il campionato di terza categoria, analizzando quello che è il girone D, dove siamo alla 18ª giornata. Casalbuono Caggiano 1-3, Sicignano Padula 3-0, Buonabitacolo Cogliano rinviata, Magorno Oliveto Citra 0-3, Nadirro Oliveto Citra Real Salento 0-4, poi Real San Gregorio Real Bianca 3-0, questa è a tavolino, ha riposato la compagine di Montepruno Roscigno. Per una classifica che vede Sicignano degli Alburni 39 punti, Caggiano Real Sassano Piero Paciello 35, Real San Gregorio 34, Buonabitacolo 33, Casalbuono 29, Oliveto Citra 26, Cogliano Futura 20, Nadirro Oliveto Citra 18, Montepruno Roscigno 16, Real Bianca 8, Magorno 6 e il Polisportiva Padula che si è ritirata. Per quanto riguarda il prossimo turno, 19ª giornata, Caggiano Magorno, Cogliano Casalbuono, Oliveto Citra, Real San Gregorio, Polisportiva Padula, Montepruno Roscigno, questa sarà una vittoria a tavolino 3-0 per Montepruno Roscigno, Real Bianca, Nadirro, Oliveto Citra, Real Sassano, Piero Paciello contro Sicignano, questa è la partitissima, e poi deve riposare la compagine del Buonabitacolo. Buonabitacolo Cogliano, la partita non si è disputata, è stata rinviata praticamente, impraticabilità del campo. Buonabitacolo purtroppo, Franco, c'è un altro campo dove è anch'esso un buon parcheggio, quindi nel parlare di parcheggi si allontana così la vetta della classifica, ma basta una vittoria per recuperare la seconda piazza. Casalbuono invece Caggiano è finita 1-3 per il Caggiano, 22esimo ha realizzato Morrone, al 25esimo Marcigliano e al 35esimo del secondo tempo Grippo, le reti tutte al secondo tempo. Casalbuono sesta vittoria, invece per quanto riguarda sesta sconfitta per il Casalbuono, decima vittoria per quanto riguarda la compagine del Caggiano. Naturalmente le reti erano quelle là del Caggiano. Magorno Oliveto Citra è finita 3-0, una doppietta di Penta e un gol di Cervellino per l'Oliveto Citra. Nadirro Oliveto Citra invece Real Sassano Piero Pacillo 0-4 hanno realizzato Vassallo, Abruzzese, Ferro e Cardinale. Real San Gregorio e Real Bianca 3-0 hanno realizzato Mariseno, Benvenga e Parisi Marcello. Sicignano vince a tavolino con il Padula. Sicignano 39 punti in 16 partite. Franco, la terza. Beh, intanto bisogna dire che sì, è vero, è stata rinviata la partita del Buonabitacolo, ma credo sia stata rinviata in un momento che forse sarebbe stato meglio non che non fosse successo. Questo però, visto il clima che si è avuto sabato e domenica, insomma, era stato inevitabile, su tanti campi tante partite sono state rinviate purtroppo. Questo lo dico perché adesso è anche una questione di testa. Noi pensiamo un po' addentriamoci un po' nella mente della squadra, dei calciatori, anche se è molto difficile, ma due mesi fa questa squadra del Buonabitacolo si trovava in testa. Oggi attenzione, perché sì, è vero, qualche punto avanti, ma si trova quinta in classifica, se non vado errato. E adesso ne risulta anche sì, con 33 punti. Adesso c'è anche un lavoro mentale da fare, oltre che al rispetto delle squadre che sono davanti e soprattutto al Sicignano, che comincia un pochino a scappare via. Quindi da un punto di vista psicologico sarà molto molto importante. Così come si era un po' previsto, le squadre che sono al secondo e terzo posto, vale a dire, anzi al secondo sono in ex aequo Real Sassano Caggiano, e anche il Real San Gregorio, ma soprattutto il Real Sassano e il Caggiano, hanno vinto entrambe le due partite, non è proprio semplicissime, quindi diventa un pochino più complicato per il Buonabitacolo. Buonabitacolo che può solo recuperare un po' di forze, deve recuperare anche questa partita, ma ricordiamoci che il prossimo fine settimana la squadra riposa, quindi si troverà sicuramente rispetto alle due concorrenti ancora qualche punto più indietro. Ripeto, è un fatto adesso psicologico, bisogna che si rimetta in moto la squadra, anche perché recuperare col Cogliano e credo che Futura, che attualmente ha 20 punti in classifica, non sarà proprio una camminata, una passeggiata, bisogna trovare quel giusto momento di concentrazione. Sicuramente mister Tonino Spinelli e il presidente Alfonso
Tepedino sapranno prendere le giuste iniziative per cercare di recuperare la situazione. Ma l'altra partita importantissima, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, sarà proprio questa tra la compagine del Real Sassano Piero Paciello contro il Sicignano degli Alburni, che è la squadra che sta filando tantissimo e sta mettendo in difficoltà tutte le squadre di testa. È la squadra che ha la migliore difesa, quindi indubbiamente è una squadra, quella di mister Antonio Mandia, che fa paura a tutti quanti. Quindi i complimenti vanno proprio a questo Sicignano, che ha fatto della difesa il punto di forza. Adesso andiamo all'altro girone, il girone E, velocemente andiamo ad analizzare i risultati della 20ª giornata, dove Stio Cilento, Civi Sport, partita sospesa, Acciaroli Torchiara 0-3, Folgore Acquavella Ancellara 3-1, Mignano All Stars Lustra e Prignano New Generation non disputate, Stella Cilento, Real Vatolla 1-2, Vatolla Virtus Eredita 4-0, ha riposato la compagine del Dinamo Cilento. Noi molto probabilmente dobbiamo vedere il prossimo turno che vedrà di fronte la compagine dell'Acciaroli con il Torchiara Calcio, poi Folgore Acquavella Ancellara, Mignano All Stars, Prignano New Generation, Stella Cilento Real Vatolla, Stio Cilento Civi Sport, Vatolla Virtus Eredita, dovrà riposare la compagine del Dinamo Cilento. Abbiamo delle immagini grazie a Gerardo Miglino, che dovrebbero andare in onda, le mette in onda il nostro Lorenzo Picarelli, proprio della partita tra la compagine dello Stella Cilento e il Real Vatolla, dove la gara è finita con il risultato di 1-2, la vittoria del Real Vatolla. Le reti sono state realizzate, state vedendo proprio il primo gol, che è arrivato al 20° del primo tempo grazie a De Rosa. Poi c'è stato il pareggio, avete visto il primo gol, poi c'è stato il pareggio che è stato realizzato al 7° del secondo tempo dal giocatore bianco della compagine del Stella Cilento. Questa partita però è stata decisa nei minuti finali proprio dallo stesso De Rosa, che ha realizzato la rete della vittoria al 23° del secondo tempo. L'arbitro della gara era Domenico Petraglia. Stella Cilento, nonostante la voglia di non perdere e cercando di raggiungere il pari, non riesce a portare a casa un risultato positivo, anche grazie al bomber De Rosa, che al 23° del secondo tempo realizza la rete che chiude definitivamente le gare. Voglio ringraziare anticipatamente Gerardo Miglino per le immagini. Su queste immagini continuiamo con Acciaroli Torchiara, finita 0-3, dove hanno realizzato per il Torchiara Abate, Cortazzo e Gianni Giovanni. Folgore Acquavella invece Ancellara è finita 3-1, hanno realizzato Guida, Bello e Pepe per il Folgore Acquavella. La Folgore a -2 dalla zona playoff, 8ª vittoria. Sesto stop su 19 gare invece per l'Ancellara di mister Fariello. Vatolla Virtus Eredita invece è finita 4-0, una doppietta di Cirillo e una doppietta di Daria. Per il Vatolla terza piazza, 11ª vittoria. Virtus Eredita invece 7ª sconfitta. Avete visto praticamente le azioni salienti della partita tra Stella Cilento e Real Vatolla. Ringraziamo ancora una volta Gerardo Miglino. Franco, la terza. Sì, Real Vatolla che ha 46 punti, ormai sembra che sia consolidato il primato in classifica, segue il Torchiara 37. Poi, come dicevi tu, c'è questo Folgore Acquavella Ancellara. Ecco, il Folgore Acquavella che ha avuto un momento buio, insomma, da quando è cominciato il campionato, poi man mano in queste ultime settimane ha ripreso a macinare il gioco, oggi si trova a 29 punti, anche se Ancellara e All Stars, che sono entrambe a 29 punti, l'All Stars per esempio ha avuto, credo, la partita rinviata. Diciamo che il resto delle partite rinviate, qua ce ne sono state ben tre, riguarda più la coda della classifica che non tanto la parte alta. E questo per dire, e torno al Folgore Acquavella per un attimo, che si trova in una situazione, c'è Stio Cilento 30 punti, Folgore, Ancellara e All Stars 29, il Civi Sport addirittura 28 punti, quindi è tutto in gioco per quanto riguarda posizione eventuale ai playoff. Vedremo come andrà a finire. Fatto sta che alcune squadre, ma allo stesso Stio credo e Folgore, hanno avuto una parte di campionato, questa ultima parte di campionato, abbastanza
l'hanno fatta abbastanza forte, abbastanza ben concentrati per le posizioni che occupano in classifica. Se la regia è d'accordo, possiamo dare la linea alla rete per i consigli della pubblicità e degli sponsor. E ci rivediamo tra qualche istante, dove parleremo ancora di terza categoria, poi di seconda, prima e promozione. Cardinale Group è un'azienda leader nella vendita e distribuzione di prodotti sanitari, rubinetteria, utensileria, articoli per il riscaldamento e tantissimi altri prodotti idrotermoidraulici. Cardinale Group offre prodotti di qualità ai propri clienti, con la massima serietà e la grande esperienza del suo personale. Sede principale in via Mezzana a Pantano di Teggiano. Telefono 0975 70 004. Sito web www.cardinalegroup.it. Cardinale Group, serietà e professionalità al vostro servizio. Il nostro impegno a tutela della tua serenità. Assicuriamo il tuo futuro e quello dei tuoi cari insieme alle cose a cui tieni di più. Non aspettare che scada la tua polizza. Prima passa da noi. Confronta i nostri servizi e la nostra qualità e chiedi un preventivo. Centro assicurativo, il punto di riferimento per la tua polizza auto, casa, vita e per la difesa dei tuoi risparmi. Centro assicurativo e finanza personale, servizi assicurativi e finanziari, a Sapri, in via Granozio. Telefono e fax 0973 60 41 04. Eccoci alla seconda parte, andiamo ad analizzare subito quella che è la terza categoria, girone F. Andiamo a vedere i risultati, classifiche e prossimo turno relativo proprio a questo campionato. Siamo alla 20ª giornata. Football Club Foria, Magnocavallo 1-3, New Massa Ceraso 1-1, Scario Camerota 0-1, Real Civitella Atletico Caselle 2-1, Atletico Pisciotta Cellarum 0-1, Licusati Palinuro 3-2, Real Pattano Super Santos rinviata. Riposato la compagine del Novivelia. Per una classifica che vede Camerota solitario in testa con 50 punti, Scario 45, 41 punti per Cellarum, New Massa 33, Super Santos e Magnocavallo 32, Ceraso 27, Atletico Caselle 26, Licusati 24, Atletico Pisciotta e Foria 19, Novivelia 15, Real Civitella 14, Palinuro 12, Real Pattano 3 punti. Per il prossimo turno vedrà di fronte Atletico Caselle, Atletico Pisciotta, Camerota, Football Club Foria, Cellarum, Licusati, Ceraso, Real Civitella, Magnocavallo, New Massa, Novivelia e Scario, poi Palinuro, Real Pattano, dovrà riposare la compagine del Super Santos. E noi andiamo ad analizzare quelle che sono le partite della giornata, dove praticamente Licusati Palinuro è finita 3-2, per il Licusati hanno realizzato Saturno, Garofalo e Abate. Per quanto concerne il Palinuro, una doppietta di granito. Settima vittoria per il Licusati, undicesima sconfitta per il Palinuro. Atletico Pisciotta Cellarum 1-0 per il Cellarum, ha realizzato Rizzo. Tredicesima vittoria per il Cellaro, 63esimo gol realizzato nella classifica delle realizzazioni e dietro la compagine del New Massa. Football Club Magnocavallo 1-3, per il Football Club Foria ha realizzato Pacetti, tripletta di Mastro Giovanni per quanto riguarda il Magnocavallo, Magnocavallo nona vittoria consecutiva, New Massa Ceraso 1-1, ha realizzato Merola per il New Massa, Cammarano per il Ceraso, sesto pari per il New Massa. Solo il Foria ha fatto di più con 7 pareggi, ha fatto di meglio in relativo ai pareggi. Terzo invece per quanto concerne il Ceraso di Mister De Cesari. Big match Scario Camerota è finito 0-1, decisiva una sfortunata autorete. Questo risultato non compromette quelle che sono le belle
cose che ha fatto vedere la compagine di Mister Bruno. Ancora imbattuta invece il Camerota, 16ª vittoria stagionale. Real Civitella Atletico Caselle 2-1, marcatori 2 gol nel primo tempo per De Vita del Real Civitello. Accorcia le distanze Gagné al 15° del secondo tempo per l'Atletico Caselle. Quarta vittoria per il Civitella, nona sconfitta invece per quanto riguarda l'Atletico Caselle. Franco, la terza. Sì, diciamo che il big match, insomma, obiettivamente è stato, tutti aspettavano un po' questa partita, era quella di la partita Scario, di cartella. La partita di cartella di Scario Camerota, ma anche da un punto di vista di entusiasmo, che poi purtroppo, e io so a chi, a qualcuno si è spento, al fine è partita, ma perché è una partita e c'è un attimo ovviamente di rancore, ecco, di tristezza, ma subito dopo si deve rimaginare e riguadagnare, come diceva Nicola poc'anzi, insomma, tutto, insomma, perché tutto ovviamente passa, però Scario era in una fase di vittorie, ha giocato con la prima della classe, ha avuto un episodio sfortunato che ne ha condizionato ovviamente la partita, però nel calcio segna, vince chi segna, ha segnato il Camerota, onore al Camerota che ha battuto questo Scario che sta facendo bene e che non deve assolutamente recriminarsi nulla di nulla, tant'è che credo abbiano già messo e dimenticato la partita con il Camerota e sono pronti per andare a fare la trasferta a Novi Velia, là dove già giocheranno il prossimo incontro. Novi Velia che è in classifica a 13 punti, quindi anche da un punto di vista di impatto subito post prima in classifica, insomma, ci sarà sicuramente, insomma, vedremo questa corsa di nuovo di Scario. Il Super Santos invece è stato fermato dal brutto tempo, presumo, sul campo del Real Pattano, giocava, c'è stato un po' di stupore anche se è la nona vittoria sconfitta dell'Atletico Caselle, come diceva Nicola, ad opera del Real Civitella, quel Real Civitella che è riuscito, insomma, a battere la squadra di Caselle e che ha 14 punti in classifica mentre il Caselle ne ha 26. Vediamo, insomma, come indipendentemente dai numeri poi il calcio è bello anche per questo. C'è un prossimo turno interessante proprio per quanto riguarda Atletico Caselle che giocherà con il Pisciotta. Il Camerota ha un compito si dice sempre un pochino sulla carta semplice col Foria, poi le partite si devono giocare, c'è questo Cellarum Licusati che sarà un'altra bella partita. Scario, l'ho detto, gioca col Novi Velia, compito dovrebbe avere piuttosto agevole, e poi c'è il Super Santos che non ha giocato questa partita, riposerà pure la prossima, e questo per riposo di campionato. Vedremo quando ripartirà anche il Super Santos. Lorenzo Picarelli mette in onda un attimo la classifica relativa a questo campionato, dove vi faccio vedere quello che sta succedendo, perché praticamente, guardate le due squadre in blu, Cellarum New Massa, Scario è a 45 punti, se Super Santos non vince quella partita vengono a mancare i 10 punti, quindi attualmente non c'è la partita preliminare tra Scario e Super Santos. Invece sta per saltare anche l'altra partita, quella tra Cellarum e New Massa, perché vedete adesso ci stanno la bellezza di 8 punti di differenza. Nel momento in cui questi 8 punti diventano 11 si andrà direttamente allo scontro giocato a Vibonati tra Scario e Cellarum, e questo è praticamente lo spareggio per chi sale direttamente in seconda categoria, e perché il Camerota arrivando prima ed è promosso direttamente. È uno scenario questo che qualora si verificasse, dico, che partita si vedrà a Vibonate tra Scari e Cellarum. Ecco, questo era anche per farvi vedere quello che sta succedendo a livello di playoff, perché praticamente adesso noi ci tuffiamo in seconda categoria, dove andiamo ad analizzare quello che è il girone I. Praticamente siamo alla 20ª giornata. Atletico Montesano riassocia Montecorce 2-0, Atletic Ursentina 3-0, Polisportiva Marina Caprioli 0-0, Capaccio Pestum Laurino 0-3, Alfanese Real Laura partita sospesa, Pertosa Lendiscosa 1-0, Real Postiglione Black Lion partita sospesa.
dove la classifica vede in testa a 7 giornate dalla fine Real Palomonte 51 punti, Alfanese 42, Laurino 39, Black Lion 36, Athletic 32, Real Laura 31, Real Pertosa 30, poi abbiamo la compagine dell'Ursentina con 25, Montesano 22 insieme all'Endiscosa, Polisportiva Marina 21, Real Socia Montecorce 12, Capaccio Pestum chiude la classifica con 3 punti per il prossimo turno, 21esima giornata, vedrà di fronte Black Lion, Polisportiva Marina, Caprioli Atletico Montesano, Laurino Alfanese, Lentiscusa, Real Palomonte, Real Laura Athletic, Real Socia Montecorce, Capaccio Pestum e Ursentina, Real Pertusa. Naturalmente la partitissima sarà questa tra Black Lion e Polisportiva Marina, ma c'è una partita ancora di più di cartello che è quella tra la compagine del Laurino e l'Alfanese. Questo è per quanto riguarda il prossimo turno. Invece per quanto riguarda le gare seconda categoria, Alfanese Real Laura era la partitissima, è stata rinviata, come è stata rinviata anche Real Postiglione Black Lion. Atletico Montesano invece ha battuto 2-0 Montecorice, le reti sono state di Ibrahim e di Delia. 14esima sconfitta per il Montecorce, 7ª vittoria invece per i ragazzi di mister Maurizio Russo. Atletico Ursentina è finita 3-0, dove è stato realizzato dall'Atletico un autogol, poi Di Luccio e Vaccaro hanno realizzato. Nona vittoria per l'Atletico, 11esima sconfitta per l'Ursentina. Capaccio Pestum Laurino 0-3, hanno realizzato una doppietta Maffia e un gol Mastro Giovanni. Laurino una partita in più. 11 vittorie per la compagine di mister Nicoletti. Polisportiva Marina Caprioli 0-0, finisce in parità il derby, nel derby, perché ci sono tantissimi giocatori di Marina che militano nel Caprioli. Attesa è la classifica, per il resto è tutto invariato. Real Pertusa Lendiscosa invece è finita 1-0. Con la vittoria del Real Pertusa che si è rilanciata in ottica play-off. Franco la terza. Sì, diciamo che le due partite che forse interessavano un po' il campionato, soprattutto da un punto di combattività per quanto riguarda insomma il pre o il dopo Postiglione, erano proprio questa dell'Alfanese che è stata rinviata e lo stesso Postiglione che non ha potuto disputare in casa la partita con i Black Lions. Io su questo campionato, insomma, visto che queste sono le squadre che sono lì, insomma, sono tra le prime della classe, vale a dire questa Alfanese, Black Lions, lo stesso Laurino, l'Atletico, il Real Laura, che sono a distanza di pochi punti, avrei un sogno nel cassetto, quello che vorrei si realizzasse, quello di vedere una partita playoff. Alfanese e Black Lions, non so se è uno scenario che si può delineare per come sono adesso le cose, però vorrei proprio essere, sono proprio curioso e sarei curioso di vederla sul campo questa partita. Mi auguro che si possa fare, perché non lo so, vorrei vederle dal vivo queste due squadre, perché so di tante cose ma vorrei vederlo dal vivo, insomma. Va bene, ok, speriamo che si accontenta la sorte a Franco la terza e sicuramente Stefania Marino seguirà le partite della Black Lion per noi, quindi ne sapremo sempre di più. Adesso noi ci tuffiamo nel campionato di prima categoria, girone G, andiamo dai risultati e classifiche, dove siamo la 22esima giornata, Atletico Pisciotte Raion 1-0, Cicerà la Terra di Cici, Colliano 3-0, Sapri Calcio Acquavella 3-7, Licinella Golfo di Policastro 1-1, Pattano Rofrano 2-0, invece sono state sospese le partite Certosa, Agropoli, Fipepolla, Sassano, Velina, San Maurese. La nuova classifica vede Appaiate solitaria in classifica. San Maurese e Acquavella 52 punti, Sassano 46, Cicerà Terre di Cici 45, Atletico Pisciotta rientra in gioco a playoff 43, Golfo di Policastro 34, Raion 33, Pattano 31, Licinella 30, Certosa di Padula 25, Real Agropoli 24, Procolliano 21, Rofrano 20, Velina 19, Fipepolla 10, Sapri Calcio 1928, 2 punti. Per il prossimo turno, le gare della 23esima giornata vedranno di fronte Acquavella Cicerale, sarà la partitissima sicuramente, Golfo di Policastro Velina, Raion Licinella, Procolliano Atletic Pisciotta, Real Agropoli, Pattano, Rofrano,
Sapri Calcio 1928, San Maurizio, Fipe Polla, Sassano, Certosa di Padula. Andiamo a vedere proprio quello che è capitato nelle gare che si sono disputate, perché tre partite, tra cui alcune importantissime, non si sono giocate. Queste qua sono le immagini del Real Agropoli, perfetto. Atletico Pisciotta e Rayon 1-0, Mautone l'autore della compagine dell'Atletico Pisciotta, rientra in corsa per l'ultima piazza playoff la compagine del Pisciotta del presidente Di Blasi. 14ª vittoria per quanto concerne la compagine del Pisciotta, con le Rayon che non molla fino alla fine, e però non riesce ad evitare l'ottava sconfitta. Ci sarà la terra dei ceci, Procolliano 3-0, marcatori Guarnaccio, Pirozzi e Ciccarone, arbitro della gara era Agostino Pecoraro. Ci sarà la quarta forza del campionato, Colliano a ridosso della zona play-out. Sapri Calcio 1928 a Covella 3-7, per la compagine di Sapri hanno realizzato Borrelli, Abdul e Tiago, mentre per la compagine dell'Acquavella hanno realizzato una tripletta Scarpa, due gol realizzati Esposito, poi Schiavo, e poi dopodiché hanno realizzato i giocatori Milioti. Arbitro era Francesco Dancio della sezione di Agropoli. Acquavella per ora, in attesa del recupero della San Maurese, si gode la prima piazza e tiene vivo il campionato anche grazie alla bravura di mister Castiello, che ci crede fino alla fine. Dobbiamo innanzitutto, per quanto concerne il Sapri Calcio, fare un saluto e un bentornato a Raffaele D'Argenio, che difende la porta della compagine del Sapri Calcio 1928. Licinella Golfo di Policastro 1-1 hanno realizzato Mascolo e Puoli, arbitro della gara era Salvatore D'Elia. Invece l'altra partitissima era Pattano Rofrano, finita 2-0, realizzano Amorelli e Scelza, arbitro della gara era Francesco Falcione. Pattano 10ª vittoria, Rofrano 14ª sconfitta e piena bagarre playoff. Le immagini che avete visto erano relative alla gara tra la compagine del Certosa di Padula e del Real Agropoli. Una partita che praticamente si è giocata sul campo di Padula, e più volte Franco La Terza. Questo è il campo di Padula ed è micidiale. Dobbiamo ringraziare per le immagini il nostro Gerardo Lobosco. È uno dei pochi cambi che è rimasto, diciamo, a livello di parcheggio. Sì, il problema è che non c'è neanche... Come li definisci questi cambi? Tu hai una parola ben precisa. Sono situazioni queste, non c'è neanche il divertimento da parte di chi si... No, ma si rischiano di farsi male. Rischiano di farsi male. Fortunatamente l'hanno sospesa la partita. Ma questi cambi ormai ne sono rimasti pochi, per la verità, insomma, in questo... E possiamo... Però Padula meriterebbe qualcosa di diverso. Il Padula, sì, questo devono farlo le amministrazioni di quel territorio, noi possiamo solo dirlo, insomma. E sottolineare. Poi, che poi tante volte queste che sono erbe, ecco, vediamo, gli sprazzi d'erba a misto terra, insomma. Quella sono erbe che sono spontanee, non è erba coltivata, non il manto e verde. Giocare su quel campo è difficilissimo. E giocare con le cicorie, non me ne vogliono, insomma, chi mangia tanta verdura, però insomma, purtroppo, insomma, non è bello, è uno spettacolo non bello, però esistono anche questi cambi, ormai vanno a finire. Se mi posso dire invece la mia sul campionato, ecco, vediamo lì che situazione, sembra di essere una vasca da bagno, insomma. Più che giocare su un dobbiamo terreno. Fare un saluto a mister Giasi, complimenti, ma questo, perché la squadra, nonostante il campo, si difende bene. Questo è un problema di pochi campi rimasti, per la verità, e di questo ne siamo... Ma tu l'hai definito ben... Ma adesso non mi ricordo il termine. Parcheggio. sì, quello, perché cioè, il riferimento era... a Camerote e Marina di Camerote, Palinuro e Marina di Camerote. Ma questo non penso che si utilizzi per partire. Questo qua per una sagra andrebbe bene. Per una sagra, sì, ecco, una sagra. Ma il problema è che non vanno manco concerti su questi campi, e quindi non si utilizza nemmeno per questo. Però è ovvio, insomma, è una questione di costi. Le amministrazioni faranno attenzione per il futuro, che mi auguro sia prossimo. Invece, per quanto riguarda questo girone giri, prima categoria, io direi che le partite
anche qui la San Maurese, che si aspettava, insomma, giocava col Velina, non ha giocato, è stata sospesa, così come è stato sospeso forse la partita che era ancora da metterci un po' più di attenzione, perché ci tengono molto il territorio del Vallodiano, quella tra Fipe Polle e Sessano, che non ha potuto disputare, perché penso che lì ci sia stato lo stesso problema, insomma. Sì, sì. Tutto sommato. Però là era un terreno in erba naturale. Sì, sì, lì è un terreno, però insomma lo stesso problema, perché poi quando non sono, sappiamo insomma che assorbono sempre con difficoltà anche i terreni di Serie A. Sì, però quando piove forte è giusto anche... È giusto, sì, ma perché ne perde tutto lo spettacolo, non c'è più divertimento. Perché la partita che abbiamo visto era una partita importantissima, preparata sicuramente con oculatezza, sì, da mister Saverio Giasi e dal Padula. È una partita dove praticamente chi perde rischiava di compromettere leggermente. Perciò, e di avviarsi verso i play-out, quindi è giusto non giocarla in quelle condizioni. Non giocarla in quelle condizioni, noi siamo contenti solo quando gioca la Juventus in quelle condizioni, così come è successo qualche po' di anni fa, insomma, e di questo ne siamo particolarmente contenti. Bene, per quanto riguarda invece il campionato, io direi che bisogna veramente a questo punto fare i complimenti all'Acquavella, perché l'Acquavella ha fatto un campionato super, squadra ben organizzata anche da un punto di vista tecnico. Io non siamo in grado purtroppo di entrare nei dettagli, perché bisogna sempre vederli per poter dire la propria, insomma, soprattutto sotto questo punto di vista. Quindi complimenti all'Acquavella, così come complimenti mi sentirei di farli anche all'Atletico Visciotta, che ha giocato con un Erion in forma ultimamente ed è riuscita col minimo sforzo a fare, come suol dirsi anche nel calcio, il massimo risultato, battendo la squadra dell'Erion per una rete a zero, distaccando un po' il Golfo di Policastro, che è quella squadra che è venuta poi a mancare, anche perché tecnicamente, strutturalmente, una squadra ben messa, ma purtroppo sono mancati dei punti cruciali in questa parte del campionato delle partite scorse. E oggi la squadra del Golfo di Policastro si trova con 34 punti, avendo ancora una volta, insomma, pareggiato per 1-1 con il Licinella, che ha 32 punti. A questo punto possiamo dire che è quasi una concorrente di questa squadra. Bene anche il Cicerale, che da quando ha ingranato la marcia non si ferma più, ha battuto quel Procogliano per 3-0, e quindi bene anche la squadra del Cicerale Terra dei Ceci, che sta facendo un grande campionato. Per quanto riguarda il prossimo turno, c'è un altro scontro importante nel Vallodidiano, che è questo Sassano Certoso di Padula. Il Golfo di Policastro giocherà in casa col Velina, quindi avrà vita facile. C'è l'Atletico Visciotto che giocherà fuori casa col Procogliano. Sappiamo il Procogliano essere una squadra più in casa, avere qualcosina in più. Il Sapri ha, come diceva Nicola, trovato di nuovo il portiere, l'Argenio, che è tornato insomma a difendere i pali della porta saprese. Ha avuto ancora una sconfitta pesante proprio con l'Acquavella, quel Sapri di cui abbiamo detto e non vogliamo più dire, e che è ultima in classifica con 2 punti. Si è delineata nella parte alta, dico ancora una volta, la zona playoff, che è importante, e vedremo quanto sarà importante poi alla fine per alcuni protagonisti. E così come si sta delineando anche un po', insomma, la parte bassa della classifica, là dove abbiamo il Sapri che ormai a questo punto è giù, e là dove c'è questo Fipe Polle, Nicola, credo che anche viva la situazione di play-out, può scendere, o sbaglio? Visto che secondo me Fipe Polle è retrocesso già, come stanno, perciò è già retrocesso, quindi anche il Fipe Polle, perché praticamente adesso c'è la retrocessione diretta, perché vedete Colliano è a 21, Fipe Polle è a 10, quindi ci stanno 11 punti di distacco, e quindi automaticamente non c'è la partita, l'unica partita play out in questo momento è quella tra Rofra e Velina. Perfetto, e quindi l'unica partita che poi abbiamo fatto rifiatare Franco la terza, avete visto? No, è che è arrivato.
È che io ogni tanto ho bisogno, vista la però mia adesso anche... ci riposiamo un attimo perché c'è la promozione. Io perfetto, vedo i risultati di classifica e prossimo turno, e ci penserà Cristian Vitale a illuminarci su questo campionato che non lo ringraziamo ancora. Andiamo a vedere quello che è il risultato di 26esima giornata. Alfa Terna Rocchese 2-1, Buccino Volcei Vigor Castellabate rinviata, Calpazio Centro Storico Salerno 2-1, Campagna Temeraria San Manco 2-2, Polisportiva Santa Maria Poseidon 2-0, Salernum Baronissi contro Scafatese 1-2, Angri Real Sarno 0-0, Gregoriana Real Palomonte 0-4, per una classifica che a 4 giornate alla fine vede Scafatese 63 punti oramai vittoriose di questo campionato. Poi abbiamo la compagine della Polisportiva Santa Maria 48, Angri 47 insieme a Salernum Baronissi, Calpazio 43, Campagna e Alfa Terna 40, Centro Storico Salerno 36, Poseidon 35 insieme a Temeraria San Mango, Rocchese 32, Real Sarno 31, Real Palomonte e Buccino 26 e 24, Vigor Castellabate 16, Gregoriana chiude la classifica con 6 punti, prossimo turno 27esima giornata vedrà di fronte Centro Storico Salerno Angri, Real Palomonte Alfa Terna, Real Sarno Campagna, Rocchese Salerno Baronissi, Scafatese Polisportiva Santa Maria, Temeraria San Manco contro Gregoriana, Poseidon Buccino, Vigor Castellabate, Calpazio. E noi per questo campionato abbiamo il nostro Cristian Vitale che è stato oculato, preciso, impeccabile in questo servizio montato dal nostro Lorenzo Picarelli. Si è giocata nel fine settimana la giornata numero 26 del campionato campano di promozione. Nel girone D, dove sono inserite le nostre formazioni, è arrivato il verdetto più importante. La Scafatese, con 4 turni d'anticipo, centra il salto di categoria. I canarini disputeranno quindi il prossimo campionato d'eccellenza grazie alla vittoria in trasferta sul campo del Salernum Baronissi, seconda forza del raggruppamento. Approfitta di questo passo falso la Polisportiva Santa Maria. I giallorossi, con il 2-0 sulla Poseidon, scavalcano in graduatoria di un punto proprio il Salernum Baronissi. I padroni di casa, allo stadio Carrano, passano subito grazie alla marcatura di Esposito, arrivata al quinto di gioco. La stessa punta, a metà della prima frazione, trova la personale doppietta fissando il parziale sul 2-0. Per gli ospiti, vani i tentativi a rete di Forino, il più pericoloso della formazione pestana, e Aleman. La Poseidon, con questa sconfitta, si allontana moltissimo dal treno che va ai playoff, vanificando così i risultati maturati nel girone d'andata. Successo di fondamentale importanza nella stessa corsa per la Calpazio. La squadra di Mister Vozza, sotto una pioggia battente, piega al Valdano di Capaccio 2-1 il Centro Storico Salerno. Le marcature, dopo un tirato primo tempo, arrivano tutte nei secondi 45 minuti di gioco. Al 65esimo è De Luca a portare in vantaggio i capaccesi. Dopo 10 giri di lancette arriva il pari ospite firmato da Del Vecchio. Iorio, poco prima del 90esimo, sigla la rete che vale 3 punti. Rinviata invece, per causa nebbia, lo scontro tra Buccino Volcei e Vigor Castellabate. Il direttore di gara, Marco Polichetti, della sezione di Salerno, ha reputato non idonee le condizioni per il regolare svolgimento del match, importantissimo in chiave play-out. Sì, in effetti abbiamo visto le immagini su Instagram relative all'arbitro che non vedeva una porta dall'altra, quindi era giusto rinviarla. Franco Laterza, sì, voleva parlare qualcosa a livello di settore giovanile, un attimino, una notizia dell'ultimo momento. No, non è tanto una notizia, io l'avrei detto, avrei voluto dirla forse all'inizio, però all'inizio ci sono forse anche alcuni ragazzini più giovani che guardano, e quindi era un messaggio che volevo lanciare più che altro ai genitori, ad alcuni genitori, perché secondo alcuni i giornali, secondo i media, insomma, si sta verificando ultimamente un proprio ci sono praticamente in giro dei trafficanti di baby talenti, si chiamano, insomma, gente che senza scrupoli si avvicina ai genitori, che un po' illusi di determinate situazioni firmano anche dei contratti a ragazzini che hanno 8-10 anni. E tante volte queste persone si avvicinano e non è tanto facile neanche riconoscerle, perché vanno lì in giacca e cravatta, non hanno delle divise, non appartengono a federazioni varie e cercano, insomma, di... E chiedono dei soldi. E chiedono anche dei soldi. Allora, ma più che poi i soldi in sé per sé, perché anche quello è sicuramente un danno, la beffa però è che si illude o si possa... pensare come si possa pensare di illudere un bambino piccolo di 8-10 anni di stare un po' attenti, perché anche nel calcio si sta verificando questo, forse c'è sempre stato,
adesso si guarda con un po' più di attenzione. Diffidare sempre da chi ha poche competenze, da chi promette facili guadagni. Soprattutto lo dico per una cosa, non parliamo insomma di... Soprattutto per non illudere il sogno dei ragazzini e far capire loro, soprattutto nei settori giovanili, che tante volte il calcio è uno sport e non devono essere merci di scambio. E lo dicono tanti procuratori generali di calciatori che hanno militato nelle categorie. Ecco, io direi anche un'altra cosa, aggiungo qualcosa a quello che dice Franco Laterza, che poi il sogno non è del ragazzino, ma è del genitore. Quindi il genitore caccia i soldi e porta a giocare questo ragazzo, perché abbiamo visto ci stanno delle tabelle per farlo giocare in determinate squadre e tutto il resto. Quindi attenzione, la cultura viene prima di tutto, poi, perché se la cultura ce l'ha il genitore, riesce a capire se il figlio ha un talento o meno. Quindi attenzione quando vi chiedono di portarli in giro per l'Italia, perché là praticamente voi pagate una gita e non c'è nessuno che è interessato a questi giocatori, quindi fate molta attenzione. Questa è la tattica, perché perfetto, praticamente ci stanno delle vacanze che vi fanno fare senza che voi volete, e ve le fanno anche pagare, ma caramente. Adesso noi andiamo nell'over 35, i campionati CSI. Siamo alla 15ª giornata, c'è un'altra squadra del Vallo di Diano che ha vinto. Risultati: 15ª giornata, Aulettese Vietri di Potenza 0-2, Caggianese Sporting Club Vertucci 2-2, Latronico Mercure Lauria 1-3, Nuova Sant'Anna Cosmos 4-2, e con questa vittoria la Nuova Sant'Anna vince il campionato. Ha riposato la compagine di Atena Lucana e, come vedete in classifica, la Nuova Sant'Anna con 40 punti, 12 punti di vantaggio sulla seconda, 28, Latronico 24, Vietri di Potenza 22, Sporting Club Vertucci 18, Caggianese 15, Mercure Lauria 10, Atena Lucana 7, Aulettese 4. Per il prossimo turno, 16ª giornata, verrà di fronte Caggianese, Atena Lucana, Mercure Lauria, Nuova Sant'Anna, Cosmos, Aulettese, Sporting Club Vertucci, Vietri. Ha riposato la compagine, deve riposare la compagine del Latronico. E andiamo anche a vedere l'altro torneo amatoriale, vale a dire dei CSI Golfo di Policastro. Abbiamo la grafica relativa ai risultati e alla classifica generale, dove praticamente siamo alla 19ª giornata, le gare del 23-2018, Scario Marina non disputata, Scalea Vibonati 1-3, Casaletto Palinuro 3-2, Ceraso Cilento 5-3, poi abbiamo Maratea Rofrano 0-2, Policastro Torre Orsaia 2-3, Pixus Noviveglia 3-2, Scario Policastro 0-1. Qua la classifica che vede Vibonati e Torre Orsaia con 40 punti, Rofrano 36, Marina 35, Pixus 34, Scalea e Casaletto 33, Maratea 18 insieme a Ceraso, 17 per il Cilento, 13 per il Palinuro, Policastro 10, Noviveglia 8. Chiude la classifica Scario di Teodoro Bellotta con 5 punti. E c'è stato anche il derby tra Scario e Policastro, ha vinto il Policastro. Il migliore in campo è stato Teodoro Bellotta, che noi salutiamo. Ecco, perciò ha vinto il Policastro. Eh sì, però è stato migliore in campo. Noi andiamo invece a quello che sono i saluti finali, Franco Laterza. Ma io mi sento ovviamente un saluto a tutti, sempre a tutti coloro che ci guardano, un particolare saluto sempre dai piccoli calciatori in su a coloro che giocano a calcio, e in particolare questa sera vorrei farlo proprio ai calcio amatori, a tutte queste persone che dedicano anche 2 ore del proprio tempo a fare una partita, tanti allenamenti, lo fanno anche in condizioni climatiche avverse, ho visto. Sono molto tenaci, sono molto forti, sono molto puntigliosi, ci tengono tanto. Il bello del calcio è anche questo, il bello del gruppo, il bello dell'aggregazione. È un fenomeno detto proprio, racchiuso proprio in quella sfera tonda. E quindi, che dire, un saluto a tutti e un grazie ancora ovviamente a te, Nicola. Noi stiamo lavorando sull'altro calcio, il Gran Galà, praticamente. Se avete dei suggerimenti da darci, potete, quando incontrate Franco Laterza, qualche elemento che ci volete sottoporre, a decidere saremo sempre noi, naturalmente, per le premiazioni. Saranno premiate solo le persone che parteciperanno alla puntata del 4 o 5 giugno. Quindi il Gran Galà si terrà o il 4 o il 5 di giugno. La giuria è formata da Franco Laterza, da Lorenzo Picarelli, Teodoro Bellotta, Nicola Senatore.
e naturalmente siamo noi con Cristian Vitale, questi i componenti della giuria. Quindi praticamente se avete qualcuno da sottoporci, noi ci fa piacere, noi già stiamo contattando le persone che meritano quest'anno questo premio, sono stati 600 finora i premiati, quindi praticamente preparatevi anche a questo. L'altro calcio, la puntata numero 396 finisce qua. Nicola Senatore con Franco Laterza e Lorenzo Picarelli vi rimandano la settimana prossima. Un grazie di cuore per averci seguito e supportato.